situazione come per, anche ridicola, secondo me. Kafka ci avrebbe scritto qualcosa. Il comune gli intima di mettere in sicurezza il casolare di San Polo, che però è ancora sotto sequestro in quanto teatro di un delitto. Insomma, una vicenda che ha dell'incredibile. Protagonista a suo malgrado Sandro Mugnai, l'aretino che lo scorso 5 gennaio aveva sparato con una carabina contro al vicino che stava tentando di buttargli giù la casa a colpi di benna, uccidendolo. Il casolare, pesantemente danneggiato, fu subito dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Ovviamente non è in sicurezza, questo è sicuro, perché tra l'altro c'è proprio una questione di stabilità. Nessuno può ancora entrare, ma il proprietario dell'immobile era arrivata la lettera protocollata dal comune di Arezzo che lo invitava a provvedere ai lavori per rimettere in sesto l'immobile, una procedura standard che non aveva però tenuto conto del sequestro. Incredibile, però è così. Ovviamente abbiamo già provveduto a comunicare al comune che, essendo sotto sequestro, è impossibile. Da qui il dietrofront dell'amministrazione comunale, che ha annullato adesso l'avviso, mentre la famiglia Mugnai resta ancora senza casa. Purtroppo è fuori di casa, non può utilizzare le macchine, non le può utilizzare lui né quelli che erano lì, quindi un disagio assoluto. La casa è stata al centro anche della perizia balistica, che dovrà confermare o smentire il racconto fatto da Sandro Mugnai. Avevamo fatto anche un'istanza di dissequestro perché ritenevamo, o comunque pensavamo, che gli accertamenti fossero stati effettuati tutti, invece il giudice l'ha rigettata dicendo che ci sono ulteriori accertamenti, di conseguenza siamo in attesa. Mugnai era stato arrestato la notte stessa dell'omicidio. Dopo 4 giorni di carcere per omicidio volontario era stato scarcerato dal GIP, che gli aveva riconosciuto la legittima difesa, ma è ancora indagato per il reato più pesante previsto dal codice penale. Pur nella gravità di quello che è successo, è sicuro che non poteva fare altro. È l'impianto di recupero integrale di San Zeno ad ospitare SASNET, un progetto europeo che ha l'obiettivo pratico di far entrare dentro le aziende la sostenibilità e fare poi in modo che questa venga trasmessa anche alle catene dei loro clienti e fornitori. Si tratta di un progetto Erasmus, di collaborazione europea, di partenariato, finanziato in Spagna nell'ambito della formazione professionale. Il progetto coinvolge 5 organizzazioni micro di Spagna, Cipro, Grecia, Italia e Danimarca, le quali collaborano insieme per apprendere come portare avanti progetti di sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni, progetti ma anche network, quindi progetti europei in partenariato che siano sostenibili. Aiuta anche le organizzazioni ad insegnare ai loro dipendenti come apprendere, appunto, come portare avanti attività sostenibili all'interno dell'organizzazione. Quindi è un progetto di formazione per le micro organizzazioni. Pues nuestro proyecto con estas 5 organizaciones, el objetivo fundamental es no solo ser sostenibles en nuestra organización. Quindi praticamente il progetto non mira solo a lavorare all'interno delle organizzazioni, quindi ad apprendere, a permettere ai dipendenti di apprendere come portare avanti all'interno delle organizzazioni i processi di sostenibilità, ma anche come creare network, quindi come coinvolgere i clienti, come coinvolgere i fornitori, i quali in network, in collaborazione, portano avanti i processi sostenibili di sviluppo e di produzione. Más verdes, más sostenibles en el tiempo y creando un spread de toda la posibilidad verde en las entidades. L'impianto, dunque, attraverso la collaborazione con OpenCom, diventa un esempio a livello europeo. Sapere che in questa delegazione sono presenti tanti paesi europei, tra cui la Danimarca, che a Copenaghen vanta un'impiantistica d'eccellenza in cui si fanno addirittura attività sportive, per noi è un qualcosa che ci fa molto piacere, perché anche il nostro impianto, questo impianto di Arezzo, che è di tutti i cittadini, ricordo, è pubblico, avrà e ha già adesso delle zone dedicate alle attività sportive, saranno dedicate a tutto quello che è il messaggio sull'importanza delle piante, con Bosco Fratino, primo step, l'abbiamo presentato veramente pochi giorni fa. Qui ci sarà tutto un bosco tra 3-4 anni e poi ci saranno tutta una serie proprio di attività mirate per le scuole, per far capire l'importanza di questi impianti. Se non si vedono, se non si vivono, purtroppo si fanno chiaramente avanti tutta una serie di ombre che purtroppo sono state utilizzate nel passato anche per delle strumentalizzazioni. Ciò fa male a tutti quanti, perché il
concetto degli impianti come questo proprio sono a servizio dell'economia circolare, e il concetto è lavorare i rifiuti a chilometro zero all'interno di un ambito di produzione degli stessi rifiuti che sia ottimale. Ci siamo entrati ormai quasi 3 anni fa per la prima volta per raccontare quello che si stava vivendo all'interno delle terapie intensive Covid. Oggi la terapia intensiva del San Donato di Arezzo è riservata ai casi Covid, è vuota. L'ultimo dei pazienti è stato trasferito 2 giorni fa. Ci sono sempre meno ricoverati da Covid, spiega la dottoressa Raffaella Pavani, direttore di anestesia e reanimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo. Nel gennaio di quest'anno i pazienti sono stati soltanto 10 contro i 45 dello stesso mese del 2022. Il periodo Covid lo ricordo come un'esperienza che ci ha cambiato in termini professionali e umani. Ci sono stati tanti momenti di paura, tanta stanchezza fisica che abbiamo sentito dopo il periodo clou. Non c'è però solo il Covid, la terapia intensiva, spiega la dottoressa, riservata appunto a questo tipo di malati, oggi è vuota, ma il carico di lavoro non è diminuito. Nel nostro reparto negli ultimi mesi hanno fatto il loro ingresso tanti pazienti con insufficienza respiratoria, un numero più alto rispetto agli anni precedenti, come quello delle influenze. Il carico di lavoro, dunque, se guardiamo i numeri, è praticamente raddoppiato rispetto al Covid, ma con l'equipe riusciamo a dare sempre risposte agli utenti. Insomma, l'influenza picchia duro, forse tanto quanto il Covid. Nell'ultimo mese, dice ancora la dottoressa, il tasso di occupazione in reparto è stato del 103%. La musica evoca emozioni. Il bambino non è un essere inerte che cresce soddisfacendo bisogni elementari, ma cresce nella relazione. La musica implica una relazione emotiva. Dormi, bambino, dormi mio bel sole. Una ninna nanna della tradizione toscana per le mamme in dolce attesa è quella proposta da un gruppo di musicisti all'interno di uno degli incontri che fanno parte del percorso di accompagnamento alla nascita. Perché la musica è uno strumento fondamentale per unire e relazionare il genitore in modo positivo con il bambino, quindi il nostro augurio è che siano presenti magari anche i papà a questi incontri, perché i bambini riconosceranno sia la voce della mamma che del papà sin dalla gravidanza. Il rapporto con la musica nasce nel terzo trimestre di gravidanza, quando il bambino è in grado di ascoltare il ritmo del cuore che batte della mamma e la melodia della voce della mamma. Se a questo aggiungiamo una musica che lui potrà riascoltare quando alle terribili crisi di pianto, sappiamo scientificamente che l'ascolto della musica è un ottimo strumento per consolare il bambino. Il programma Nati per la Musica è contenuto nella convenzione sottoscritta dalla zona distretto aretina dell'ASLA Toscana Sud-Est e l'Associazione Culturale Pediatri, che va ad affiancare tutta una serie di altre iniziative, non solo qualitativamente avvalorate, ma ripetiamo, assolutamente gratuita e rivolta a chiunque presente sul territorio, sul nostro territorio. Un concerto che facciamo insieme alle ACLI e all'Associazione Diabetici ed è dedicato a tutti noi, come al solito noi facciamo per beneficenza, quindi se poi raccogliamo qualcosina li reinvestiremo sulle nostre attività della misericordia. Più veloci di emozioni e storie raccontate attraverso i brani musicali del Novecento, la chiesa di Santa Maria della Pieve ha ospitato la seconda edizione del concerto Insieme per, una serata di musiche e parole per riflettere sulle diverse situazioni della vita dell'uomo. Sono 12 brani, ogni brano ha una sua connotazione
che diciamo, riflette alcuni momenti della nostra esistenza. Quindi avremo la gioia, avremo il dolore, avremo l'amicizia, avremo l'amore di Dio, avremo un pochino tutte queste... È un momento per poter fare una riflessione su quello che noi stiamo su come noi stiamo vivendo. L'iniziativa è stata promossa dalla Misericordia e dalle ACLI assieme all'Associazione Diabetici e Aretini. È importante ricordare l'impegno dei volontari, alle volte ce ne dimentichiamo perché non è un qualcosa che è visibile in maniera eclatante come tante altre cose, ma ogni giorno operano nella nostra città, ma nel nostro paese, nel mondo intero, volontari che si sacrificano, che a volte mettono anche in pericolo la propria vita per il prossimo. Quindi credo sia veramente la loro festa stasera, il momento in cui devono essere ricordati ed essere amati. Protagonista della serata la band M&M Medici e Musica. Anche l'anno passato l'abbiamo fatto, quindi siccome è venuto bene, ci piacciono questi momenti, l'abbiamo replicato. Stavolta qui in Pieve, ringrazio Don Alvaro per averci dato questo luogo così bello per poter fare questo momento di gioia, per esprimere questa nostra felicità, insomma, per tutti noi, è una festa per tutti noi. Non so mai quando arrivano e perché. Le domande arrivano e basta. Danza, giochi luminosi e filosofia, in scena al Teatro Mecenate Luce di Elin Nari. Arrivano quando meno le aspetto, quando sto per addormentarmi, quando vado via dal mare, quando guardo fuori dalla finestra. Sono luce. Lo spettacolo Aperto Altre Danze rassegna che fino a marzo animerà i teatri aretini con un programma di eventi dedicato ad un vasto pubblico e pensato per bambini, giovani, famiglie e scuole. C'è una voce narrante, diciamo, che sono i pensieri dei miei, ma in questo caso di una bambina che si fa le domande, e io danzo su queste parole, danzo sulle domande cercando di trasformare in movimento e in immagine quello che la voce dice. Non è un mimare le domande, ma è lasciare che la danza evochi un'atmosfera in cui è il corpo stesso a suggerire immagini e domande. È un processo, diciamo, simile al sogno. E come nei sogni, la realtà in qualche modo cambia e diventa altro da quello che è. Luce è uno spettacolo consigliato dai 6 anni, un viaggio per cercare il filosofo che c'è in ogni bambino e in grado di coinvolgere grandi e piccini. Ho scoperto che non si smette mai di domandarsi, di farsi le domande a tutte le età, e che le domande del bambino incontrano le domande della persona adulta e dell'anziano. La delusione c'è, perché dopo la partita di domenica effettivamente ero molto molto deluso. Oggi ho parlato con la squadra, col mister, prima di tutto ho fatto 2 chiacchiere con il direttore Giovannini che mi ha spiegato alcuni aspetti, e poi abbiamo affrontato bene tutti gli argomenti, toccati i tasti giusti sia con i giocatori che con lo staff tecnico. Ci siamo chiariti, abbiamo cercato di capire quali sono state le eventuali problematiche e abbiamo avuto rassicurazioni che non succederà più da questo punto di vista. Quindi piano piano i ragazzi adesso si metteranno sempre di più a disposizione, sapendo che portano la maglia dell'Arezzo e la devono onorare fino alla fine e in qualunque circostanza. Beh, diciamo che ho toccato tutti i tasti con la squadra, perché non siamo né quelli delle prime 6 giornate e non siamo neanche quelli del secondo mini girone, chiamiamolo così. Abbiamo toccato vari tasti. I tasti più importanti sono stati quelli di impostare cosa è successo, perché oggi bisogna capire cosa è successo fino ad oggi. Quindi siamo andati su vari aspetti, abbiamo cercato di capire alcune intolleranze a livello calcistico. Quindi abbiamo visto, ad esempio, partite dove abbiamo avuto delle espulsioni, cioè una delle poche squadre che ha finito 5 partite in 10, cosa che è impensabile, ok? Specialmente in questo campionato. Quindi di stare i ragazzi un po' più calmi, di avere più
più, pensare più alla squadra e meno a loro stessi, guardarsi meno allo specchio ed essere più cattivi, specialmente agonisticamente quando si parla di giocare a calcio, perché ricordiamoci sempre che loro giocano a calcio. Io ho fatto un esempio di ogni volta che scendono in campo, dico, da se c'è qualcuno che attacca a lavorare pesantemente, loro giocano semplicemente a calcio e dare il massimo che possono dare senza farci vedere e farci umiliare come è successo domenica, perché io domenica mi sono sentito umiliato. Come proprietario di questo club devo chiedere scusa a tutti i tifosi per quello che abbiamo fatto domenica, che è pazzesco. Quindi voglio vederli con la rabbia addosso, poi se l'avversario è più bravo gli batto anche le mani, ma non fare come domenica che non siamo per niente scesi in campo, questo non va bene. Gliel'ho ribadito, ho cercato di fargli capire quali sono i sacrifici che fa questa società. Noi vogliamo andare in Serie C e con tutte le nostre forze. Non voglio nemmeno sentire qualcuno che scrive alla società. La società vuole andare, la società vuole salire, la società vuole portare il club dove merita, e per me non merita neanche la Serie C, merita la Serie B, l'ho detto dal primo giorno che sto qua. Ma per fare questo dobbiamo vincere questa maledetta Serie D. Quindi ho spiegato ai ragazzi i sacrifici che facciamo, che sono sacrifici importanti, economici, sacrifici di tutti i generi. Siamo una delle poche società sane nel territorio, parliamo professionistico, dilettantistico, ok? Quindi non ci dobbiamo creare problemi, non hanno alibi, devono vincere il campionato, punto. Poi, se lo vince qualcuno che è più bravo è un altro discorso, ma se lo dobbiamo perdere noi per degli nostri atteggiamenti, questo a me non sta bene. Ho cercato di farglielo capire bene e da buon padre di famiglia, e soprattutto mettendo i puntini su lei, questo sia con i giocatori che con lo staff tecnico. A parte la gran bella partenza, due volte l'Arezzo ha toccato l'apice a Piancastagnaio, a Gavorrano, poi subito dopo ci sono state inspiegabili battute d'arresto. Ecco, è proprio questo che dicevo prima, non ce lo siamo spiegati. Loro non sono ancora riusciti a spiegarmi perché da partite così belle, lottate fino all'ultimo secondo in campo, poi siamo passati a prendere i schiaffi dalle cosiddette, tra virgolette, mi perdoneranno, piccoline del campionato, cosa che non può accadere all'Arezzo Calcio. Il primo giorno che facemmo la riunione dissi, noi siamo una squadra che ci aspetteranno tutti col coltello tra i denti, sia in casa che fuori, perché mettersi in mossa contro l'Arezzo in Serie D è importantissimo, tant'è vero che noi abbiamo fatto bene con le squadre più importanti e abbiamo fatto male con le squadre minori. Deve cambiare questo trend, ci abbiamo 13 partite alla fine, non mi piace frasi fatte, le finali, no, noi dobbiamo vincere il campionato, poi come lo vincono, l'importante è che arriviamo a fine, che siamo lassù, e ripeto, soltanto se c'è qualcuno che dimostra che è più forte, allora alziamo le mani. Noi abbiamo rinnovato, io personalmente ho rinnovato la fiducia a Indiani, perché l'abbiamo scelto a inizio campionato, l'abbiamo scelto perché crediamo fortemente nelle sue capacità di tecnico e di uomo, e quindi è sicuramente confermato al 100% e a tutta la nostra fiducia per il proseguo del campionato, sperando, come ho sempre detto e ripeto, che ci porterà sicuramente, come sono straconvinto, ci porterà a vincere il campionato.